Allora, un po' per semplificare, di nuovo, avevo scelto un po' apposta a mettere gli assi XYZ in maniera strana per obbligarvi un po' a pensare, ma adesso avete capito il gioco, semplifichiamo, no? E usiamo quindi l'asse X per di qua, l'asse Y per verso l'alto e il B e Z è scelta dalla ragna. E immaginate un campo B uniforme perpendicolare alla ragna uscente. Quindi l'uniforme vuol dire che benché questo a priori dipenda da x, y, z, in verità non dipende da nessuno dei... ha sempre lo stesso valore, tutti x, y, z, d'accordo? Uniforme vuol dire che non dipende da x, y, z, è lo stesso valore in tutti i punti. In questo punto della lavagna il campo esce fuori dalla lavagna. In questo punto della lavagna ha lo stesso modulo uscente dalla lavagna. In qualsiasi punto dello spazio è sempre lo stesso vettore. Questo è cosa io intendo per un campo vettoriale uniforme. D'accordo? Ci siamo per ora? Sto cercando di familiarizzarvi con la legge di Lorentz, la parte magnetica. Questa è l'espressione del campo magnetico, della forza magnetica. Allora, vedete che la forza è sempre perpendicolare. Questo mi sta dicendo che questo vettore è perpendicolare al piano individuato da questi due. Quindi se questo è perpendicolare al piano individuato da questi due, è ovvio che questo è perpendicolare a maggior ragione a questo e a questo. Ma il fatto che questo è perpendicolare a V mi permette di tirare una conclusione molto carina. C'è il teorema fondamentale della fisica, è che la derivata rispetto al tempo dell'energia cinetica è il prodotto scalare tra la forza totale che agisce sul corpo e la velocità del corpo. Se la forza che sta agendo è di tipo magnetico, allora io concludo subito che la derivata di K rispetto al tempo vale zero, perché ho che questa forza è perpendicolare alla velocità. Dire che l'energia cinetica non cambia nel tempo vuol dire che lo speed non cambia nel tempo. La forza è perpendicolare alla velocità. Quindi una forza che è perpendicolare alla velocità non cambia lo speed, lo sapevamo già, no? Che un'accelerazione può essere scomposta come la derivata dello speed nella direzione tangenziale e il modulo quadro della velocità diviso il raggio di curvatura nella direzione normale. Quindi se avete una forza nella direzione tangenziale lo speed cambia. Ma una forza magnetica non è nella direzione tangenziale, è nella direzione normale, quindi lo speed non cambia. Lo speed non cambia. Un altro modo di dirlo è così. Quindi quello che sto dicendo è che la forza può essere scomposta come questa. E come questa. In generale. Ma la forza magnetica non ha questo pezzo, la forza magnetica è sempre a 90 gradi velocità, quindi la forza magnetica non ha una componente tangenziale, quindi lo speed non cambia. Questo è un modo per vederlo, questo è l'altro modo di vederlo, siete responsabili di tutti e due i modi, quindi lo speed non cambia. Di fatto quello che avviene è che la particella, a patto che inizialmente non abbia una velocità nella direzione z, chi è z? Esce dalla lavagna, se la particella ha una velocità iniziale nella lavagna, rimarrà nella lavagna e farà un'orbita circolare. E ho voluto esplicitare i conti in un paio di punti, questo punto è un moto circolare sempre con lo stesso spin. Quindi quando è qui, la particella si sta muovendo nella direzione X con un certo speed. Quando è qui, si muove nella direzione del versore UDY con lo stesso speed. Quindi calcolate la forza che la particella sente quando è qui, o qualsiasi altro punto, sfidatevi. Allora, quando è qui, come si calcola la forza? Si usa il metodo di Cramer, il metodo del determinante formale. Riga dei versori, riga della velocità, in questo punto la velocità è solo nella direzione X, non ha una componente Y, non ha una componente Z. Il campo magnetico per me esce dalla lavagna, campo Z, quindi è 0, 0, B0. Svolgete questo e avete questo. Avete solo il versore Y e c'è il segno meno. Quindi la freccia
è opposta alla direzione del versore y, se q è positivo. Vedete che c'è q qua, eh? Quindi quando la particella ha carica positiva, allora fa un moto in senso orario. Se era negativa avrebbe fatto questo giro. Vedete che la freccia rossa l'ho disegnata così perché c'è il segno meno. Quando è qui e la velocità è così, il conto è questo. La forza qua manca la curva. Riga dei versori, riga della velocità. In questo momento la velocità è verso l'alto con speed. Speed è nella direzione più UY, quindi c'è il più UY. La campagna è fatta in conto e viene fuori così, con il segno più direzione X. Quindi la freccia gialla è per di là, calcolatela in questo punto e in questo punto, o in qualsiasi punto per quello, come avevo impostato prima, convincetevi che sarà un moto circolare. È un moto circolare a patto che la velocità Z sia zero. Perché se per caso aveva una velocità iniziale fuori dalla lavagna, quale sarebbe il moto? È un'elica. È un moto circolare se la velocità Z è zero. Ma se la velocità Z è diversa da zero, non è un moto circolare, è un'elica. Lo vedete? La velocità Z non cambia mai. Perché non cambia? Perché non c'è una forza nella direzione Z. Invece le X e le Y devono cambiare in modo tale che avete appunto per l'appunto un'elica. Pensateci un attimo. Bene, il moto circolare, se in questo disegno, se la velocità della direzione Z vale 0, ok? Rimarrà nel piano della lavagna solo se la velocità Z è diversa da 0. È uguale a 0. Se è uguale, se è diverso da 0, non rimane nella lavagna. Avanza fuori dalla lavagna se la velocità Z è positiva. Però a furia di avanzare sta facendo così. Pensateci un attimo. Ok? Allora è un moto, in questo caso z uguale a 0, è un moto nel piano ed è un cerchio, un moto circolare. Quindi sapete, perché lo sapete bene, la dinamica del moto circolare. Quindi per fare una curva serve che ci sia una forza centripeta. La vedete anche qua, no? Questa è la forza centripeta. Che com'è rivolta la forza centripeta? Nella direzione UDN, e UDN è verso l'interno, giusto? Verso l'interno della curva. Quindi c'è una forza rivolta verso l'interno, eccola qua, lo vedete da questo disegno. Ma per fare un moto circolare c'è un legame tra la forza centripeta e di fatto il valore che ha. Cioè, quello che sto cercando di dire è che ogni moto circolare ha bisogno di una forza centripeta e in generale è mv quadro diviso r. Ma la forza centripeta in questo esercizio è la forza magnetica. Quindi questa è la forza responsabile del moto circolare. Quindi eguaglio questo a questo. Non è la tensione in un filo come nel caso di uno spago che lega un sasso di Davide. Non è la forza di gravitazione nel caso della Terra che orbita attorno al Sole. Il motivo per cui la particella curva attorno a questo punto è perché la forza centripeta e nasce dalla forza di Lorentz. Per essere chiaro questo, Quindi c'è un legame tra il modulo della velocità, la massa della particella, il raggio di curvatura, il diametro, se volete, dell'orbita circolare, la carica della particella e il campo magnetico. Eccola qua su, che il raggio dell'orbita è uguale a m su q. Notate il famoso rapporto q su m dell'esercizio di un'ora fa, delle piastre parallele. Qua c'è il rapporto Q su M, certo è l'inverso di Q su M, ma c'è il rapporto Q su M. Quindi il raggio di curvatura è M diviso Q per il modulo della velocità diviso il campo magnetico. Quindi questo mi dice, per esempio, che particelle che hanno la stessa carica, per esempio un protone
Pensate a un elettrone e a un protone, hanno la stessa carica, ok? Hanno masse diverse, il protone è quasi 2000 volte più massiccio dell'elettrone. Immaginate un elettrone e un protone messi in un campo magnetico, lo stesso, e lanciati con lo stesso speed. Qual è la situazione? Qual è la situazione? Se questa è la lavagna con i campi, col campo magnetico esce e mettete un elettrone qua con una velocità in questa direzione, lui intanto curva in questa direzione e il protone invece fa una cosa del genere. La velocità è la stessa, solo che il cerchio dell'elettrone è così, il cerchio del protone è così. Notate come i cerchi sono tangenti alla velocità, ma i raggi sono diversi. Perché il raggio del protone è molto più grande? Guardate la formula. Il raggio è proporzionale alla massa, quindi il raggio del protone è circa 2000 volte, 1836 volte più grande del raggio dell'elettrone. Perché? Perché il protone ha molta massa. E benché sentono la stessa forza, perché sentono la stessa forza? Perché la forza dipende dalla carica, modulo la forza uguale, la direzione della forza è diversa. La forza sull'elettrone è per di là, la forza sul protone è di qua. Le forze sono uguali come modulo, perché il modulo dipende dalla carica, dal modulo della velocità e dal modulo di B. Ma perché il protone ha un'orbita così grande? Perché ha molta massa, è difficile, ha inerzia, è difficile farlo incurvare. L'elettrone ha una piccola massa, quindi è facile farlo incurvare. Ecco come determinano la massa delle particelle. Le lanciate con una certa velocità dentro un campo magnetico, se sapete la loro carica, vedete il raggio di curvatura, potete dedurre la velocità. Potete dedurre la massa, voglio dire. Se riuscite a misurare la quantità di moto, la massa, la velocità, potete determinare la massa in questo modo. Se conoscete Q, conoscete B, conoscete la velocità, determinate la massa misurando il raggio. D'accordo? O viceversa, problema opposto. Se conoscete la massa, conoscete B, conoscete Q, misurate R, determinate la velocità, quanto veloce sta andando. Questa formula si può usare in mille diversi esercizi, ma deve essere chiaro che questo raggio qui è più grande di questo raggio, e capisco dal disegno che la particella su questo raggio ha una massa maggiore, e posso anche dire quanta più massa ha, perché il rapporto tra questo raggio e questo raggio mi dà il rapporto di massa. Un protone avrà un raggio che è quasi 2000 volte maggiore. Se avessi un raggio 3 volte, deduco che, sapendo che hanno la stessa velocità, la stessa carica, dove sono? La stessa carica, la stessa velocità in un medesimo campo, se misuro che questo ha un raggio, come in questo disegno, quanti di questi raggi stanno in questo? 1, 2, 3, 4, 5. Deduco che questa particella ha una massa 5 volte quella, perché il raggio è proporzionale alla massa. Esercizi. Guardate questo semplice esercizio, che è un classico, l'ho fatto tante volte all'orale, e c'è sempre qualcuno che lo sa, e molte più persone che me, ahimè, non lo sanno. Finché io lo faccio in classe, e questo la dice lunga, no? Questo è per guidarmi nel disegno. Queste sono dei piani matematici che dividono lo spazio in tre grossi volumi. Questo volume qua, questo volume che è tra i due piani, e questo volume qua. Sono dei piani matematici questi, non fisici, matematici. Immaginate che qua, nel volume, chiamiamo questo il volume 1, questo è il volume 2, questo è il volume 3. Immaginate che nel volume 1 e nel volume 3 non ci sia
né un campo elettrico né uno magnetico, non c'è nulla, non c'è un campo magnetico qua e né qua, invece qui sì, immaginate che nel volume 2 il campo magnetico sia uniforme uscente dalla lavagna, quindi usiamo la solita orientazione XYZ, abbiamo capito che non c'è niente di, non è oro colato orientare l'asse X così, l'asse X così, l'asse Z, dovete essere gravi a ragionare in qualsiasi orientazione. Z è uscita dalla lavagna. Poi magari più avanti farò un commento su come si può fare una cosa del genere. Qua c'è una particella dotata di massa e di carica, perché la carica è scindibile dalla materia. Immaginate che la particella sia di carica positiva, per esempio un protone. Immaginate che la particella abbia una certa velocità in questa direzione. Quindi in questo punto la particella ha una certa velocità. Però nel volume 1 non c'è né un campo elettrico né un campo magnetico. Quindi nel volume 1 la particella non sente alcuna forza di Lorentz. Ok? Cosa fa? Va dritto, in assenza di forza, l'accelerazione è zero, quindi la velocità è costante, quindi il moto è rettilineo uniforme. Mantiene lo speed, mantiene la direzione. Va. Arriva qua. Cosa succede? E in questo punto sente un campo magnetico e esce dalla lavagna. Quindi V è di là. Il campo magnetico è verso di voi, la forza è verso l'alto. Quindi lui sente, la sposto più in giù. Ecco qua. V, è verso il basso, V, B, verso il basso, d'accordo? V, B, verso di voi, verso il basso, mi ero orientato male io, la forza è verso il basso. Di nuovo, in questo punto, V è il mio dito molto storto, B esce dalla lavagna, ok? V, lo scrivo, la legge di Lorentz. V, B esce dalla lavagna, la forza è verso il basso, quindi la forza è per di qua, c'è una forza in questo momento, verso il basso. Lui cosa fa? Curva. Che direzione curva? Farà una cosa del genere, farà un moto circolare e arriva qua. Arrivato qua cosa succede? Va dritto. Con la stessa velocità, con lo stesso speed, lo speed non è mai cambiato. La direzione della velocità è cambiata. Lui va dritto finché non vede il campo magnetico, si incurva, continua a curvare finché non ha praticamente invertito il verso di marcia, arrivato qui esce fuori e non sente più la forza e va dritto. Quello che succede è che la particella è rispedita indietro, ma è spostata, vedete che è spostata, di quanto è spostato? Del diametro di questo semicerchio. Se io lo mando a una velocità più bassa, cosa fa? A una velocità più bassa, lui farà un'orbita di raggio più piccolo, non vi pare? Se lo lancio a una velocità più grande, guardate questa progressione di cerchi. Domanda: qual è lo speed che mi serve come minimo per riuscire a passare nel volume 3? Perché qua, finora, lui entra nella 2 ma viene rispedito nella 1, non arriva alla 3. Come potete vedere da questa progressione di velocità, se io lo mando sufficientemente veloce posso sperare che arrivi a entrare nel volume 3. Per esempio, se lo mando molto speed, lui va qua, comincia a curvare su un arco di cerchio, questo arco di cerchio è arrivato qua, va dritto. È entrato nel volume 3.
ma per riuscire ad entrare nel volume 3 è servito che la velocità fosse sufficientemente grande. Qual è il valore minimo che la velocità deve avere per riuscire a dare nel volume 3? Dovreste capire che è la velocità che comporterebbe una traiettoria di questo tipo, che lui arriva, fa un'orbita circolare esattamente della distanza, della larghezza, se volete, di questa zona. Perché adesso devo vedere di disegnarlo bene. Lui fa un moto del genere, è arrivato qua, se ne va in questa direzione. Per una velocità inferiore a questa blu, lui farà orbite che per l'appunto sono così. Per velocità superiori a quelle blu, lui farà una cosa che è così. Qual è la velocità critica? Qual è quella velocità al di sotto della quale siete rispediti nel volume 1, al di sopra della quale siete riusciti ad andare nella volume 3? Certo, non andate dritti, andate a un angolo che non è più in questa direzione, ma almeno siete andati di là. Qual è la velocità minima? Guardate il disegno. La velocità minima è la velocità critica, chiamiamola così, la velocità critica al di sotto della critica, quindi per velocità inferiori, per speed, quindi vedete che non ho messo il modulo, per speed inferiore alla velocità critica vengo risputato indietro nel volume 1. Per speed maggiore della velocità critica riesco ad arrivare nel volume 3. Ok, qual è la velocità critica? La traiettoria critica è questa qua, ripeto, va dritto fino a qua, si incurva su un arco di cerchio di raggio proprio uguale alla distanza, alla larghezza, se volete, di questa zona dove il campo magnetico deve essere zero. Diamo di un solo, chiamiamo questa distanza, la chiamiamo D, ok? D è la larghezza della zona dove il campo magnetico è perpendicolare alla vaglia. Tra l'altro questo è chiamato uno specchio magnetico. Particelle lente vengono riflesse indietro. Particelle troppo veloci escono fuori. Quindi io potrei immaginare una specie di bottiglia magnetica, no? Dove ho, che so, una zona con un campo magnetico, una zona con un campo magnetico, il campo magnetico uscente, una particella di qua, se è lenta, fa così, trac, e cosa fa qua? Trac, rimane dentro. Quindi un campo magnetico confina le particelle lente, le fa stare là dentro, come una bottiglia, come un contenitore. Invece quelle veloci mi escono fuori, quindi dopo un po', se io ho un sacco di particelle qua dentro che hanno velocità diverse, cosa succede dopo un po'? Che questo gas di particelle si raffredda, nel senso che le particelle veloci escono fuori, rimangono dentro solo quelle più lente, e siccome l'energia cinetica è una misura della temperatura, abbiamo raffreddato il gas. Queste sono le figate, non devo usare parolacce. Queste sono le cose che sono all'ordine del giorno della gente che lavora con i plasmi, no? Con i reattori di fusione future avranno il problema di imbottigliare le particelle, mica con pareti metalliche o di vetro, ma con campi magnetici. Li tengono là dentro. Comunque, qual è la velocità critica? Coraggio! Un attimo, l'ho fatto giusto? Se la particella è positiva e il campo esce, lui si curva così. Ma qua? La velocità adesso è così, il campo magnetico esce e si curva. Vedete? L'ho fatto giusto. Quindi col campo uscente sia qua che qua, rimarrà dentro. Ho avuto un attimo di dubbio. Siamo d'accordo? Allora, qual è la velocità critica? La geometria è data dalla curva blu. Quindi chiamiamo D la larghezza di questa specie di zona di campo magnetico, fungerà da specchio. E quindi stiamo dicendo qual era la formula? Beh, se non vi ricordate, la formula che avevo scritto era questo, no? Che era la quantità di moto
diviso Q per D0. Quindi questo era M lo speed diviso Q per D0. Se non la ricordate e scoraggio imparare le formule a memoria, conviene tornare alle origini, alle idee base. Le idee base sono il moto circolare. Il moto circolare è che avete l'energia, scusatemi, la forza centripeta deve essere uguale a chi? Non quella di uno spago, non la forza di gravitazione, ma la forza di Lorentz, quindi è questo qui. Ok? E quindi da questo arrivate qua. Ok? Fate come volete, io questa non sempre me la ricordo, l'ho appena ricordato perché l'ho appena scritto. Questo è il punto base. Quindi siete a questa forma e come vedete volete che il raggio di curvatura della curva critica deve essere proprio uguale a D. Quindi diventa D uguale a M per la velocità critica diviso Q di 0. E quindi la velocità critica è uguale a cosa? Q B0 di diviso M. Ed ecco la risposta, semplice, no? Tutta nata. Siamo d'accordo? Perché è una stupidaggine. È semplice. Con qualche applicazione anche tecnologica. Ok, andiamo avanti. Cosa scrivo sono? 20 minuti? Proviamo. Questo è un assaggio. Prossima settimana. Dovrebbe essere poco il tempo, se sforo, continuiamo. Prossima settimana, giovedì. Cominciamo a ragionare. Adesso che ho parlato un po' di cos'è la densità di corrente, cos'è una corrente, come funziona la forza di Lorentz, cominciamo a guardare le singole leggi di Maxwell. E cominciamo con la situazione di elettrostatica. Elettrostatica. Quali sono le equazioni elettrostatiche? Sono, le scrivo magari in forma integrale, sono preso una qualsiasi superficie chiusa, il flusso del campo elettrico è uguale a 1 su epsilon 0 la carica interna. E poi c'è anche il fatto che la circuitazione calcolata lungo la qualsiasi curva C del campo elettrico è uguale a 0. Voglio ragionare su questo prima. Va bene? Allora, qual è il campo elettrico creato da una carica puntiforme? Voglio usare la legge di Gauss per arrivare a dirlo. Dovete immaginare di non saperlo, eh? Quindi questo è una carica puntiforme, una carica puntiforme di carica Q, ok? Di carica Q. Adesso io voglio usare la legge di Gauss, questa qua, per cercare di capire come è fatto il campo. Allora cosa faccio? Immagino in questo punto qua, per esempio. Questo è un punto matematico, la carica è qua, sto studiando il campo elettrico creato da lui. Silenzio! Questo è un punto matematico. Che aspetto ha il campo elettrico in questo punto, creato da questa sorgente? Allora, potrei immaginare tante cose. Potrebbe il campo andare in questa direzione? Attenzione, questo è un ragionamento sottile. Per quale motivo l'ho disegnato di là? Ho un motivo valido? Potrebbe essere, certo che potrebbe essere, ma mi sembra un argomento un po' debole, cioè argomento. Usiamo un po' un approccio un po' di plausibilità. Sareste disposti a mettere dei soldi sul tavolo? Dovete immaginare di non sapere nulla, non barate invocando cose che avete già sentito dire. Dovete immaginare, saresti disposto a mettere dei soldi sul tavolo e scommettere che va in quella direzione? Perché la scommessa è azzardata? Per quale motivo avete scelto quella direzione? Cosa ha di speciale quella direzione? E di qua? Che direzione ha? Che speciale ha quella direzione?
Ma pensate adesso, se c'è una direzione che salta all'occhio, qual è? È la direzione che collega questo punto, e dove c'è la carica, a questo. Questa qua è una direzione che salta all'occhio. Quindi provate a scommettere su quella. Scommettete che il campo elettrico in questo punto ha questa direzione. Perché è l'unica direzione che salta all'occhio. Questa carica è ferma. Attenzione! Quello che sto per dire è sottile, dovete stare attenti. Questa carica, stiamo facendo elettrostatica, vuol dire che questa carica è ferma. Perché io voglio studiare il campo elettrico in questo punto. Se la carica qua fosse in moto, avrei un campo elettrico plausibilmente variabile nel tempo. Non sarebbe più elettrostatica. Quindi io voglio studiare il campo in questo punto creato da una sorgente che sta fermo rispetto al punto, ovviamente. Se questa carica fosse stata in movimento, notate come lo scommettere su questa direzione sarebbe meno ovvio. Se questa carica, la sorgente, sta muovendosi in questa direzione, allora in questo punto qua ci sono due direzioni che saltano all'occhio. C'è questa, ma c'è anche questa. C'è questa direzione che è parallela alla direzione del moto e c'è questa che è la direzione radiale. Invece quando la sorgente è ferma, l'unica direzione di tutte quelle che potrei immaginare che salta all'occhio è questo. Quindi se io dovessi scommettere su qual è la direzione più plausibile, io, ignorando completamente qualunque cosa, scommetterei su quella radiale. Perché questa qua non ha niente di speciale. Perché buttarvi là? Cosa c'ha quest'altra direzione? Invece questa salta all'occhio, quindi prova a immaginare. Poi facciamo dei ragionamenti e vediamo di arrivare a una conclusione ipotizzando che va in questa direzione. Otteniamo un risultato e lo confrontiamo con un esperimento. Se l'esperimento ci dice che abbiamo torto, allora diciamo, ah, forse quella ipotesi era infondata. Ma per il momento è un'ipotesi la più plausibile di qualsiasi che potrei immaginare. Quindi faccio questo ragionamento. Questo punto, che ha una certa distanza, l'ho messo io a una certa distanza R dalla carica. Immaginate un altro punto che ha la stessa distanza. Eccolo qua, questo è un altro punto che ha la stessa distanza. Cosa c'ha di diverso questo punto da questo? Tutti i punti sembrerebbero sullo stesso piano. Non ho nessun motivo a priori di credere che la freccia che devo disegnare qua sia diversa da questa. Certo, avrà con la stessa logica, se io credo che la direzione plausibile sia la direzione radiale, qua pure sarà radiale. Ma proprio perché questo punto ha la stessa distanza di questo, a priori non ho nessun motivo di disegnare la freccia qua di modo diverso da quello. Non ho nessun motivo di credere che la freccia qui sia più corta di quello. Perché dovrebbe essere più corta? Perché quella direzione di là è speciale rispetto a questa? Siccome queste direzioni a priori non hanno niente che li distingue, io posso più o meno dire, faccio l'ipotesi che per punti che hanno la stessa distanza dalla carica, le frecce saranno radiali, perché la direzione che salta all'occhio che collega questa carica con questo punto, e il modulo sarà uguale. Faccio questa ipotesi, poi tiro le conseguenze e confronto con l'esperimento. Quindi sto dicendo che tutti i punti che hanno la stessa distanza, questo voleva essere un cerchio ma non lo è, che schifo questi cerchi, dovete cogliere lo spirito di questo ragionamento. Non è oro colato, non è oro colato, è quasi filosofia. Poi lo confronto con gli esperimenti e diventa scienza. Non ho nessun motivo a priori di credere che la freccia qua sia diversa dalla direzione radiale, e non ho nessun motivo di credere che una volta che decido il modulo qui sia diverso dal modulo là.
pensate a quanto implausibile sia dire che la freccia qui vada in quella direzione, o che la freccia qui sia sì radiale ma praticamente corta. Perché? Aprono più domande. Immaginare che le direzioni siano strane o i modi siano strane vi fanno fare domande: perché dovrebbe essere così? Viene una catena di perché. Invece con questa ipotesi qua diciamo vabbè, andiamo avanti, facciamo questa ipotesi, vediamo dove ci conduce. Cercate di cogliere lo spirito, silenzio! Sono divertente all'orale vedere quanti di voi sanno raccontare. Quindi cosa sto immaginando? Sto immaginando che il campo elettrico creato da una carica stazionaria sia fatta così. Tra l'altro questo potrebbe anche servirmi, ma casomai questo commento lo faccio dopo. Ma già semplicemente usando un ragionamento di simmetria riesco a immaginare cosa del genere. Allora, io immagino una sfera concentrica alla carica puntiforme. Quindi tutti i punti della sfera hanno la stessa distanza dalla carica. Quindi il campo elettrico, io ipotizzo, perché non ho dei motivi validissimi, ma è plausibile che il campo elettrico sia fatto così, sia radiale e che i moduli siano tutti uguali. Calcolo adesso il flusso del campo elettrico attraverso questa sfera. È una sfera speciale questa, eh? È una sfera concentrica. Concentrica. Lo scelgo io, nella mia testa. È un calcolo su una sfera concentrica. Perché la sfera la scelgo concentrica? Perché tutti i punti, avendo la stessa distanza, riesco con un po' di... con una scommessa, invocando una specie di ragionamento di simmetria, riesco a immaginare come potrebbero essere le frecce e comincio a tirare le conclusioni, le conseguenze. Questo per la legge di Gauss sappiamo quanto vale. Vale Q diviso epsilon 0. Perché vale Q diviso epsilon 0? Perché questa superficie chiusa contiene la carica Q. Ma per simmetria questa roba qua io la posso scrivere così. Posso immaginarla come la sommatoria. Cos'è un flusso? Ho un elemento di aria, calcolo il prodotto scalare tra l'elemento di aria e il campo elettrico. Quelli che vanno via sbagliano. Sbagli? Gli elementi di aria, proprio perché la sfera è concentrica con la carica, sono paralleli al campo elettrico, che io ipotizzo essere radiale. Quindi faccio il passaggio rapido, poi lo riprendiamo giovedì. Guardate cosa faccio. Il flusso, l'avevo detto l'altro giorno, il flusso poteva essere scritto così come il valore medio del campo normale per in qualche modo la misura della sfera, la superficie della sfera. Cos'è un flusso? O EI, prodotto scalare DAI. Ma questi qua, proprio perché la E e la I sono paralleli, perché sono paralleli? Io immagino che siano paralleli, non ho motivo di credere che non lo siano. Non ho motivo di credere che questo campo elettrico sia non parallelo. Quindi questo diventa cosa? Diventa la somma del campo elettrico alla distanza R per, diciamo, alla piastrella iesima. Tutte queste piastrelle sono alla distanza R. Silenzio, sennò io mi fermo. Oh! Poi cancelli anche questo. Il campo elettrico alla distanza delle piastrelle che distano dal centro R, tutte alla stessa distanza, per... ma questo è o non è uguale? I moduli sono uguali, per ipotesi, è un'ipotesi questa. Quindi io riesco a portare fuori il valore comune moltiplicato per la somma degli elementi di area. Cioè alla fine questa roba qui
lo dirò meglio dopo domani, ma voglio arrivare a questo risultato. Questo afflusso per una sfera concentrica è uguale al valore comune della dipendenza del campo elettrico dalla distanza moltiplicato la superficie della sfera. Quindi sto dicendo che questa roba qua, cioè questo, è uguale sia a questo per la legge Gauss, ma sia a questo per motivi matematici. Per motivi matematici, io credo che sia questo, credo che sia quello, credo che sia quello. So per la legge che deve essere uguale a quello. Quindi io ipotizzo che questo è uguale a questo, e quindi la mia ipotesi è che la dipendenza del campo elettrico sia 1 su 4 pi greco epsilon 0 q diviso r quadro, e che quindi il campo elettrico in questo punto qui lo scrivo così. Dove u di r è questo versore qua, che va dalla sorgente al punto matematico. Se Q è positivo, allora il campo elettrico è così. Se Q è negativo, il campo elettrico va verso il punto. Faccio l'esperimento e vedo che ho ragione. Quindi, questa qua lo deduco dalla legge di Gauss e verifico con l'esperimento che le mie ipotesi con cui sono arrivato a scrivere in questo modo fossero o siano qual è il tempo corretto. Io ho dedotto questa legge, questo andamento del campo elettrico creato da una carica puntiforme. Con delle ipotesi ho ottenuto questo, faccio l'esperimento e vedo se le mie ipotesi sono validate o no. E vi garantisco che questo è vero se che sia chiaro, questo è il campo elettrico creato in questo punto da questa sorgente, se questa sorgente è ferma. Perché se non è ferma, se si muove, il campo non è questo. A piccole velocità non vi accorgete di aver torto, ma alle grandi velocità vi accorgerete di aver torto. Grande rispetto a cosa? La velocità della luce. Se questo oggetto si sta muovendo in questa direzione con una velocità importante, con una velocità v su c non piccolissimo, ovviamente minore di 1, ma non piccolissimo, vi accorgerete che questo non è il campo elettrico in questo punto. Ok? Questo è il campo elettrico in questo punto se a rigore questa particella è ferma rispetto alla lavagna. Primo avvertimento, quindi quando io vi chiedo qual è il campo elettrico creato da una carica puntiforme, chi scrive questo deve essere pronto a dire ma è sempre vero, e la persona dire no, in elettrostatica è vero, o comunque a velocità dove la sorgente si muove a velocità molto piccole rispetto alla velocità della luce, perché a velocità importanti non è proprio così, anzi non è così. Quindi questo vale in elettrostatica. D'accordo? Non dimenticatelo mai. E il motivo per cui dovete sospettare che potrebbe non essere vero quando la sorgente è in movimento è che in questo punto ci sono due direzioni che saltano l'occhio. C'è questa, ma c'è anche questa. Per quale motivo trascurate questa? In effetti viene fuori che è importante. Solo quando questa è ferma, allora qua in quale direzione disegnerete la freccia? E perché? Ah vabbè, allora disegnate là. Ma perché? Disegnate qua. Vabbè, prendiamolo come ipotesi. Spero che il messaggio sia arrivato. Dopodomani ricalcherò questa cosa rapidamente e andiamo avanti su altri ragionamenti.